Sono Alessandro Terzini, sono nato a Roma e la mia carriera inizia intorno ai primi del 2000, quando per scherzo, per gioco inizio a fare dei provini e poi alla fine tra una cosa e l'altra mi ritrovo dentro un reality. Uscito dalla reality capisco che quello non è il mio mondo e mi chiudo dentro la scuola di recitazione e inizio a percorrere quello che sarà poi il mio lavoro attuale. Comincio a fare dei provini, vinco personaggi di puntata, eccetera, eccetera, e per poi arrivare ai Cesaroni, poi Medico in Famiglia, RIS Roma e tante altre cose. Per poi fermarmi per un lungo tempo in uno dei più grandi magazzini di Milano, che è il Paradiso delle Signore. Poi ad un certo punto ho incontrato Antonio Silvestre, che è il regista di Ralph De Palma. Un italiano che quando era giovane partì insieme alla sua famiglia a cercare fortuna negli Stati Uniti e da lì diventò il grande campione che adesso spero insomma la gente conosca. È stata un'avventura meravigliosa, indossare i panni di un campione così importante, ma soprattutto guidare la sua macchina. Ho guidato la sua macchina ed è stata un'esperienza bellissima. Bellissima, io ho visto il film e è emozionante, emozionante. Insomma, quando parliamo di noi italiani che ci facciamo conoscere all'estero per quello che siamo veramente, quando mettiamo la passione nelle cose, vinciamo sempre. Ai ragazzi di IFTV, un bacio, un abbraccio, a presto.